entro in bottega che quasi non si cammina per gli anziani che ci sono dentro. Questo Covid non è servito a un cazzo, sono pieno di anziani. E in fondo, a servire al bancone, c'è ancora una volta un unico stronzo. Si chiama Fabio. Lo scopro lì dentro perché tutti gridano il suo nome. Fabio! Fabio ha 65 anni. E ancora gli chiedono come stia suo padre. E che pena non vederlo più al banco a servire con lui. E sono d'accordo anch'io. Fabio, mentre serve, vuole avere una panoramica della vita privata di ciascuno dei suoi clienti. Se Giuseppe il calzolaio è ancora in dialisi, se Paolone ha mai avuto una figlia di 30 anni oppure quella che gli hanno visto in macchina, E poi vuole sapere l'andamento scolastico di tutti i bambini che entrano in bottega e sincerarsi se davvero non facciano arrabbiare la mamma e il papà, perché se no, niente grissino in regalo e quando arriva il mio turno io ho le palle sfasciate e non so neanche più come mi chiami e se me lo meriti anch'io o no il grissino e mi metto a gridare, mi ascolto dire delle cose brutte, cose tipo voi altri mi rubate la vita! Io volevo soltanto un pezzo di pagnotta integrale, quello lì! Volevo soltanto supportare il piccolo commercio, ma voi finite il mio tempo biologico! Perché ci chiedete come ci chiamiamo? Io non vedo l'ora che vi sostituiscano le macchine, vedrete. Io non vedo l'ora che vi compri a tutti la Carrefour!